Hai bisogno di crediti? Vai su Vipcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Thiago, centrocampista spagnolo del Bayern, in questa versione Man of the Match con 82 di rating, ottenuta grazie al gol e all'assist per il 6-1 del Bayern ai danni del Porto, che consente al Bayern l'accesso alle semifinali. Prima di cominciare però questa recensione, un saluto e un grazie speciale va ad Aldo per averci prestato l'account con dentro il giocatore. Da parte mia un grazie davvero immenso. Comunque partiamo dalla velocità di questo giocatore. Sulla carta abbiamo un 73 generale suddiviso in 78 accelerazione e 68 velocità scatto. La sua velocità per me non è proprio il massimo. Sì, parte abbastanza bene, ma poi purtroppo si fa raggiungere abbastanza facilmente dagli avversari. Il suo dribbling è forse una delle poche note positive di questa carta. A parer mio è molto agile e ha molto equilibrio, il che lo aiuta a non cadere nei contrasti e nei tiri, e l'agilità lo rende molto abile nello scartare gli avversari. Però non ha un controllo palla proprio alto, perché molte volte durante il dribbling si faceva rubare palla da sotto i piedi. Sulla carta ha 89 di dribbling con 92 agilità, 89 equilibrio, 77 riflessi, 90 controllo palla e 87 dribbling. E ha anche 4 stelle skill che permettono al suo dribbling di raggiungere un alto livello. Il suo tiro non è certamente dei migliori. Ho segnato poche volte con lui, anche per colpa di una penalizzazione alquanto altalenante. In una partita mi faceva anche 2 gol, invece in un'altra mi sbagliava davvero tiri facili anche sotto porta. E tirando col sinistro, ovvero il suo piede debole, vengono fuori dei tiri alquanto deludenti. Però i suoi passaggi col mancino sono molto buoni. Ecco perché le sue 3 stelle piede debole non le ho inserite tra i contro. Sulla carta ha 75 di tiro con 82 piazzamento, 71 finalizzazione, 71 potenza tiro, 81 long shot, 79 tiri al volo e 78 rigori. Con lui ho tirato un solo rigore che tra l'altro ho sbagliato. I suoi long shot in game sono quasi inguardabili, molti vanno fuori e quelli che vanno in porta sono facili da parare, perché ha una potenza tiro davvero bassa. I suoi passaggi sono buoni. Per lo più mi sono piaciuti i passaggi lunghi, perché erano molto precisi e non troppo profondi o troppo corti. Per quanto riguarda i passaggi corti, più o meno tutti li sanno fare. Ha anche un buon effetto che influisce sui tiri e sui passaggi. Sulla carta ha 83 di passaggi con 88 visione, 61 cross, 91 passaggi corti, 87 passaggi lunghi e 86 effetto. Tutto sommato i suoi passaggi sono accettabili, ma non mi hanno stupito più di tanto. Altra pecca di questa carta, la forza fisica. Raramente oppure mai vincerà un contrasto, perché ha una scarsa forza, 60 sulla carta, che in game si traduce, a parer mio, in un 50, massimo proprio, ed è alto 172 cm, che di certo non lo aiutano, ed in game sembra magrolino e molto gracile, e molto spesso a fine partita si infortunava. Ha un colpo di testa pessimo, non salta quasi mai, e se lo fa sbaglia il più delle volte. Io l'ho utilizzato come CC e come COC, e personalmente non ha le qualità per essere un CC oppure un CDC. Ha dei calci piazzati accettabili, ed anche in questo caso influisce l'effetto, peccato però per la scarsa potenza tiro, perché altrimenti sarebbe stato migliore sulle punizioni. La sua fascia di prezzo è di 60-90k, sia per PlayStation che per Xbox, ed a parer mio ha questo costo solo perché è una versione Man of the Match. Se fosse stato un IF costerebbe la metà, e poi è anche introvabile sul mercato, come quasi tutti i Man of the Match dell'ultimo periodo. Riassumendo, pro 4 stelle skill, agilità, equilibrio, lanci lunghi. Contro, forza fisica, colpo di testa, finalizzazione, long shot, potenza a tiro. Il mio voto è un 5, perché come state vedendo dai miei pro e dai miei contro, ha più contro che pro. A parer mio è una carta
nella media. Ed in BBVA a quel prezzo potete benissimo prendervi un Iniesta oppure un Rodriguez o anche un Modric, che sono migliori. Dunque ragazzi, la player review di Thiago Man of the Match termina qui. Se vi è piaciuta, naturalmente non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, non dimenticate di mettere mi piace anche alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Joey Sport, vi saluta e vi ringrazia.